Coloriamo insieme! Le gru! Ciao amici! Guardate! Questo è un magazzino per materiali edili. Quella in alto è una gru a portale. Cos'è? Coloriamola subito e ve lo spiegherò. Grigio! Azzurro! Blu! Grigio scuro! Arancione! Che meraviglia! Sì, abbiamo fatto un buon lavoro! Ecco l'autista della gru! Sale la scala e arriva in cabina! Com'è alta la scala! Questi autisti sono coraggiosi e non soffrono le vertigini! Oggi gli operai devono caricare tutti i mattoni sul grande camion. Ma i mattoni sono così pesanti. Caricarli a mano è un lavoro incredibile. Per far questo ci aiuterà la gru a portale. Guardate, ecco il camion che è arrivato a prendere i mattoni. Arriva in retromarcia in magazzino. Gli operai lo aiutano a fermarsi al posto giusto. Adesso siamo pronti a caricare i mattoni e la gru può avvicinarsi. La gru si muove con le sue ruote. Libera il suo cavo con il gancio. Gli operai, con l'aiuto di un cavo speciale, agganciano il carico di mattoni. La gru lo solleva. Guarda, ce l'abbiamo fatta! I mattoni sono stati caricati sul camion. Questo è il porto e questa è la gru portuale. Coloriamola subito e scopriamo quali sono le sue funzioni. Azzurro! Verde! Rosso! Nero! Grigio! Guardate, è arrivata un'enorme nave con dei container. Guardate quanti container ha portato! Fantastico! La gru deve liberare subito la nave. Arriva l'autista della gru. Sale in cabina e la gru inizia a muoversi. La gru si aggancia al primo container. Fantastico! Il container è ben agganciato! Ed ecco il camion con una piattaforma speciale per trasportare i container. Adesso la gru metterà il container sul camion. L'autista del camion è sceso per aiutare. Fa segno che la gru può liberare il container.
Siamo pronti! Il container è stato caricato! Si parte! La gru marittima deve ancora lavorare tanto. Non disturbiamola! Eccoci adesso al porto del fiume. Guardate, anche qui c'è una gru. Assomiglia a quella portuale, ma ha un secchio speciale. Coloriamola subito! Verde! Azzurro! Blu! Verde! Grigio! Giallo! Grigio scuro! Nero! Questa gru carica la sabbia su una barca speciale. Per questo ha bisogno di un secchio speciale. Guardate, si sta avvicinando la barca che trasporta la sabbia per il fiume. Ancoriamo subito la barca alla riva, affinché non venga trasportata via dal fiume. Ecco, siamo pronti! Ed ecco l'autista. Sta andando in cabina. Libera il secchio e fa in modo che si apra per raccogliere più sabbia possibile. Fantastico! Adesso scarichiamo la sabbia sulla barca. Scaricare una montagna di sabbia non è semplice, ma la nostra gru ce la farà, perché è molto forte! Ciao ciao!